Fabrizio Cacciatore, benvenuto, benvenuto ad Ascoli. Raccontaci come è maturata la possibilità di venire all'Ascoli e raccontaci anche gli ultimi 2 mesi in cui tu ti sei allenato quotidianamente al picchio. Ma allora io ho ricevuto la chiamata del direttore dove chiedeva prima le mie condizioni fisiche, perché io venendo da luglio dove avevo finito la mia stagione calcistica col Cagliari, mi ero allenato poi con una squadra di interregionale e poi con una squadra vicino Verona dove abito. E il direttore mi ha chiesto come stavo. Arrivavo da una serie di problemini non fisici gravi, però dovevo mettermi a posto fisicamente. Il direttore mi ha dato questa possibilità di stare qua e curarmi e di mettermi a posto fisicamente. Ora finalmente sono pronto. Ad un certo punto sembrava fatta già per l'Ascoli, poi cosa è successo? Un contrattempo e ha prolungato insomma, il giorno della tua ufficialità. Diciamo che sì, dovevo mettermi a posto fisicamente, ho fatto dei test fisici dove dovevo, superarli, e quelli hanno un po', condizionato la firma prima, però poi con il lavoro, con la determinazione abbiamo raggiunto anche quelli e adesso, siamo pronti. Sei un difensore di indiscussa esperienza, oltre 300 le presenze tra Serie A e Serie B. Cosa ti senti di poter dare alla squadra in queste 8 partite finali che, insomma, sono davvero 8 finali? Ma il mio obiettivo è quello di dare una mano alla squadra, soprattutto ai giovani, e dove magari posso portare la mia esperienza di questi anni e cercare di ottenere il nostro obiettivo che è la salvezza e dare una mano alla società e a tutti. Parlaci un po' delle tue caratteristiche. Nasci terzino destro, hai rivestito anche il ruolo di difensore centrale. A livello tattico, qual è l'assetto difensivo che più si adatta a te? E soprattutto, grazie al tuo arrivo, puoi dare anche la possibilità a Mister Sottil di poter scegliere con maggiore semplicità dietro. Sì, io negli ultimi anni ho sempre fatto il terzino sia a destra che a sinistra all'occorrenza dove c'era bisogno. Ho fatto anche il difensore centrale in una difesa a 3. In emergenza ho fatto anche il centrale in una difesa a 4, quindi sono abbastanza duttile a livello difensivo. Quindi magari questo può essere un aiuto, come dice dal mister, per avere più soluzioni. In questi 2 mesi hai avuto modo chiaramente di seguire l'Ascoli, soprattutto nelle partite interne. Che idea ti sei fatto della squadra e di questa corsa salvezza? Ma è una squadra che ha valori, ha tanti giocatori bravi, ci vuole un po' di fiducia, sicuramente la situazione è quella che è, lo sappiamo tutti, però secondo me con la fiducia e con la voglia di ottenere risultati, ce la possiamo fare. Questa settimana vi state preparando per un altro scontro diretto, quello con il Cosenza. Sarà il primo di 2 scontri diretti, l'altro è il giorno di Pasquetta con il Vicenza. Che partita ti aspetti e che partita state preparando? Ma sicuramente stiamo preparando una partita giusta e dobbiamo preparare la partita perfetta perché sarà complicato, sarà una partita difficilissima, però la mentalità e la voglia c'è, quindi secondo me se siamo concentrati e convinti possiamo fare un'ottima prestazione. Sei già pronto per scendere in campo? Ma io sto lavorando per essere, al 100% a livello fisico, sicuramente mi manca un po' la partita perché arrivo da un periodo di inattività, però sto lavorando per essere al massimo e poi vedremo. Grazie.